Primo giorno di lavoro andato, in realtà la mia faccia è almeno dopo 3 ore dall'ultima ora di lavoro, perché mi sono messa nel letto, mi sono un po' riposata, mi sono rilassata e ero messa piuttosto male 2 ore fa. Avevo una faccia un po' particolare, ho preferito non filmare, era meglio così, ho pensato. E com'è andata? È andata bene. È andata bene anche se è tutto da vedere, perché non è stato semplice, però comunque è andata abbastanza bene. Sono contenta. Sono contenta perché ho trovato un lavoretto che in teoria dovrebbe essere il meglio che posso fare in questo periodo della mia vita, perché è vicino a casa, al massimo 10 minuti di bicicletta, quindi è fattibilissimo e non mi posso lamentare. È un lavoro che mi tiene attiva perché praticamente devo stare dentro ad una cucina, devo lavare i piatti, lavare tutta la cucina. Per me sono la responsabile di questa cucina, di questo ristorante, molto bello, un ristorante immerso nel verde, pieno di fiori, quindi l'ambiente è, devo dire, è bellissimo, non l'avevo mai visto, perché è un ristorante un po' inculato, è un po' nascosto. E le difficoltà, beh, loro dicono che sono contentissimi di me, però anche qua, ragazzi. Sapete quando dovremmo essere felici per quello che è successo, però l'esterno non ti dà quel feedback proprio in cui finalmente puoi sospirare, perché ok, hanno detto tutti che sono felici di me, mi ha fatto un discorso alla fine il datore di lavoro dicendo che ho superato anche la prova dei due capi, perché come al solito lo sappiamo un po' tutti, quando si fanno questi lavori. Questa è una cosa che mi stressa un po', ho notato, infatti non è proprio il lavoro ideale per me, perché sono tutti quei lavori che praticamente devi passare attraverso diversi filtri prima di essere accettata, quindi non c'è soltanto un datore di lavoro, ma di solito ci sono, cioè io oggi sono dovuta andare bene al datore di lavoro, a due cuochi di 50 anni l'uno, quindi immaginate due signori di 50 anni, non avete idea di come possono essere rompicoglioni due cuochi di 50 anni che stanno per sempre in una cucina, che stanno in una cucina da una vita, insomma, avete capito la tipologia. E io lavoro con loro, lavoro con tre cuochi e dovevo passare il test perché devo piacere a tutti praticamente. Ovviamente non ho fatto molto per sforzarmi di piacere perché è una cosa che non mi piace fare, però comunque mi sono comportata bene. Ho cercato di stare tranquilla, ho cercato di fare il mio e basta, senza cercare di dar troppa confidenza, senza. Insomma, mi sono comportata proprio in modo elegante, diciamo, senza esagerare. Poi in realtà è successa una cosa che un po' mi ha dato fastidio, che però in effetti un po' mi aspettavo, che è bello fare questi video perché almeno dico vengono fuori proprio tutte le emozioni. Quello che mi ha dato un po' fastidio è che, ma che comunque mi aspettavo, ripeto, è che essendo che è un ristorante, cosa succede nei ristoranti? Spesso si mangia insieme. Allora, vabbè, questa attività di mangiare per forza insieme ai colleghi di lavoro non mi piace. Non mi piace perché io sono di questo parere. Se ho piacere, mangio con te, altrimenti io con te non mangio. Cioè, il fatto che siamo colleghi di lavoro, secondo me, non è motivo per cui dobbiamo per forza avere un incontro insieme per mangiare. Però allo stesso tempo mi rendo conto che sono proprio le meccaniche di chi lavora nei ristoranti, cioè non è che lo fanno apposta per creare per forza quelle relazioni, cioè è proprio una questione pratica. Quindi insomma alla fine me la sono fatta andare bene,
mi sono sentita un po' infastidita perché non sono neanche più abituata a stare molto tempo al tavolo con persone che non conosco, perché sapete che io non appartengo a quella categoria che vuole piacere e che deve star per forza a dire la minchiata per sembrare simpatica, quindi sono attività che non mi piace fare. Allo stesso tempo non mi posso mostrare neanche troppo imbronciata perché poi iniziano a squadrarti, inizi ad essere la pecora nera e quella che non vuole far legami, quindi mi sono tenuta proprio. Io queste situazioni le conosco, le so manipolare, so molto bene che sono situazioni che succedono e me le immagino, in certi contesti me le immagino, quindi non casco completamente dal pero e non vado completamente nel panico, quindi è come se sono già un po' programmata per, purtroppo, per entrare in questo meccanismo. E è un meccanismo che purtroppo mi porta a fare masking, perché devi comunque stare nella situazione che ti darebbe fastidio, che altrimenti ti darebbe fastidio, e questo comporta un po' di masking. Ah, perché non li puoi mandare a fanculo? Però sicuramente oggi come oggi sono una donna adulta e so padroneggiare sicuramente meglio le cose di quando ero una ragazzina, quindi so comunque stare al mio posto senza avere magari dei cambiamenti troppo esagerati o dei comportamenti che darebbero un po' nell'occhio. E poi in realtà me la sono fatta andare bene perché in effetti è anche durato poco, cioè non è che stiamo veramente 2 ore al tavolo, sarà durato tipo 10 minuti, quindi insomma bisogna anche imparare, ho anche un po' imparato nella vita che quando è una cosa che si può un po' raggirare, ce la possiamo far andare bene, dai, non può essere sempre tutto esattamente preciso come vogliamo noi. Qualche piccolo attrito, qualche piccola sfida, la vita ce la può anche tirare. E finché è così, a me sinceramente non mi dispiace. Avrei preferito evitare il pranzo insieme, magari l'avrei voluto fare in un momento in cui ci sarebbe stato un altro tipo di feeling, ma non così in modo costretto. Così un po' a strappo, comunque fa niente. Come dicevo prima, un po' mi immaginavo che ci sarebbe potuta essere questa situazione. Poi che dire, il lavoro, un'altra cosa che non mi è piaciuta è che io nei lavori che vado a cercarmi in giro sono sempre molto chiara e mi aspetto una chiarezza dall'altra parte, cosa che vedo che invece bisogna proprio farsi il segno della croce, trovare qualcuno che capisce quello che dici e molto semplicemente rimaniamo d'accordo. Io sono stata chiara, ho detto che al massimo volevo lavorare 4 ore. Ragazzi, quanto ho lavorato oggi? 3, 2, 1. 6 ore. Comunque, io sono stata molto ben chiara, l'avrò detto 2 o 3 volte. Evidentemente siamo sempre le solite, nei ristoranti poi se ne fregano e fanno un po' il loro gioco. Comunque oggi ne ho approfittato e ho ripetuto le mie ragioni e ho ripetuto che al massimo posso arrivare a 5 ore, perché io ho questa necessità, non posso lavorare più di 5 ore, perché comunque poi diventa pesante. Quindi, se questa cosa qua verrà pattuita, visto che mi è stato detto ulteriormente che va bene come orario, io continuerò. Se vedrò che comunque tutte le volte mi fanno fare 6 ore senza dirmi niente, dando per scontato che vada bene così, io me ne andrò, vi dico la verità. Cercherò comunque un lavoro da 4 ore, perché questa è la mia vita. Se io voglio fare un lavoro da 4 ore, nessuno mi deve vietare di fare un lavoro da 4 ore. Poi altre cose da dire, per il resto molto contenta. Mi ha messo a dura prova a livello fisico perché comunque sono molto. Purtroppo sono in un periodo della mia vita in cui mi sono molto fermata a livello fisico, perché appunto non lavorando, non facendo particolari attività. Quindi a livello fisico ho sentito un po' l'impatto, perché essendo 6 ore ho sentito l'impatto. Se magari mi avesse fatto fare 4 ore come eravamo rimasti d'accordo, forse non era proprio così pesante, ma non voglio fare polemica, se no sono sempre quella che fa polemica.
Per il resto tutto abbastanza bene, anche con i colleghi di lavoro sono fortunata perché sono tutte persone adulte alla fine, come altre persone ci sono due ragazzine proprio piccoline che fanno anche tenerezza, quindi insomma è anche carino avere a che fare con questa tipologia, da molto tempo che non sono neanche circondata da ragazzini, quindi in realtà è una situazione nuova che mi stimola a livello cognitivo, poi tra l'altro una delle due è anche figlia del titolare, quindi insomma è tutto un ambiente molto molto familiare. Poi un'altra cosa però sinceramente che un po' mi ha lasciato perplessa, che secondo me ragazzi insomma mi hanno detto che sono andata bene, che sono piaciuta molto, mi hanno chiesto quindi se sono disponibile e tutto quanto, però ragazzi scusate un attimo, se sono così piaciuta che hanno detto addirittura guarda che hai superato anche, che sapete che sapete che sembrano quelle cose che prendiano pure per il culo, hai superato anche le aspettative dei due cuochi, hai superato i due cuochi, e io vabbè sono contenta, alla fine comunque sono abbastanza sicura di me quando lavoro perché in effetti sono piuttosto bravina, sono una donna molto forte a livello fisico, quindi sono puntuale, sono precisa, quindi sono degli aspetti che piacciono soprattutto in questi campi, quindi ero abbastanza sicura di me sotto questo aspetto, almeno sotto questo aspetto ero sicura, però ragazzi sei piaciuta di qua e di là, perché poi alla fine mi ha detto guarda però domani provo una persona con cui sono già d'accordo e poi ti faccio sapere, perché ci mettiamo bene a tavolino per capire gli orari. Ragazzi, anche qua, se sono così tanto piaciuta, ma non andarla neanche a provare la persona, non andarla neanche a provare la persona che eri d'accordo di provare domani, tenevi me e basta. Infatti io ho detto guardi, veda lei, io mi sono trovata bene, se volete domani posso tornare. Lì mi ha ribaldito che doveva provare quest'altra persona, quindi ragazzi secondo me questi sono delle modalità, sono semplicemente dei modi per prendere tempo e non chiamarmi. Secondo me per qualcosa non sono piaciuta e non mi chiameranno. Comunque è molto carino fare questo video perché poi vedremo effettivamente se mi hanno chiamato oppure no. Anche perché, vedete, anche qua è un ragionamento che io non riuscirei neanche a capire, cioè non capirei il motivo per cui mi dovrebbe chiamare dopo che ha provato un'altra persona, cioè o ti piaccio così per come sono o siamo a posto, cioè non vedo perché, cioè già questa, vedete, già c'è un conflitto, già questo modo di fare, di ragionare, non so, a me un po' puzza. Comunque fa niente, come è andata, l'importante è che mi ha già pagato, così almeno mi sono guadagnata qualche pranzo e vedremo, al massimo mi cercherò un altro lavoro. Vi farò sapere se mi ha chiamato, se mi ha tenuto, e se mi tengono mi farà molto piacere, dovremo essere molto chiari con gli orari perché io più di 5 ore al giorno assolutamente non sono disponibile. E ripeto, se questo non verrà accolto o che verrà fatto come al solito l'annuizione, però poi alla fine fanno come vogliono loro, molto semplicemente manderò un messaggino dicendo che ho trovato qualcos'altro. E siamo a posto così. Arrivederci, grazie per essere stati con me.